Per la terza giornata del girone H di Serie D, la Cavese, reduce dall'ottimo pareggio di domenica scorsa contro il Taranto, oggi affrontava i pugliesi del San Severo in piena emergenza, data la non perfetta forma fisica dei suoi uomini migliori e più rappresentativi, ma con un unico obiettivo: centrare la vittoria e in un sol colpo azzerare e superare l'handicap del meno 5 iniziale. Nel primo tempo mister Agovino si affida al solito 4-2-3-1, adottato nelle prime due gare, schierando a sorpresa Capitan De Rosa in dubbio alla vigilia sin dal primo minuto. La cronaca. La Cavese parte subito all'attacco e al secondo giro di lancette già in vantaggio. De Rosa dalla destra tira, il portiere respinge alla meglio, ma in agguato c'è Marzullo che insacca. Passano appena due minuti e Picascia per la Cavese al quarto con un tiro cross mette i brividi alla retroguardia pugliese. La palla sorvola la traversa e si spegne sulla rete esterna. La Cavese continua il suo attacco arrempante, spinta anche dai propri instancabili tifosi. Minuto numero 8. De Rosa con un tiro a giro dalla sinistra costringe Caro Tenuto in angolo. È il preludio al gol. Dalla bandierina il capitano, oggi più che mai in veste di assist man, in aria per Varchetta, che salta più alto di tutti e di testa insacca la palla del 2-0. Il San Severo non si demoralizza e si affaccia in area metelliana per la prima volta all'undicesimo minuto, ma il tiro di Ferrante, lanciato da Cicerelli, viene rimpallato da Manzo, che fa buona guardia. La Cavese prova nuovamente a colpire i pugliesi con una punizione di Capitan De Rosa, ma Caro Tenuto di pugno respinge in angolo. Il San Severo prova ad accorciare le distanze al 19esimo con un pallonetto di Carminati, ma la palla finisce di poco al lato. Ai volenterosi ma timidi tentativi dei pugliesi, la Cavese ribatte colpo su colpo e al 25esimo impegna Caro Tenuto in un salvataggio in angolo ancora su tiro di De Rosa. Nei minuti a seguire la Cavese tira un po' i remi in barca e il San Severo ci prova al 30esimo con Lombardi che non c'entra lo specchio della porta. Dopo tre minuti il San Severo resta in 10 uomini per l'espulsione di Dell'Aquila per somma di ammonizioni e la Cavese ne approfitta mettendo a segno la terza rete. De Rosa ancora lui per Capaldo sulla destra, che una volta sul fondo crossa al centro per Marzullo, che insacca e firma la sua doppietta personale. Secondo tempo, mister De Felice assesta la propria squadra in campo rimasta in 10 nel primo tempo e inserisce l'ex Aquilotto Mallardo al posto di Ferrante. La Cavese, anche appagata del 3-0, cala e subisce il ritorno del San Severo, che accorcia le distanze al 49esimo con Lombardi, che approfitta di uno svarione della difesa bianco-blu. I pugliesi, rinfrancati dalla rete messa a segno, mettono in difficoltà gli Aquilotti in più di un'occasione e vanno vicino al gol al 54esimo con Mastrangelo e dopo tre minuti con Cammarota su calcio di punizione. La Cavese replica con De Rosa al 59esimo che costringe il portiere ospite in angolo. La Cavese per oltre mezz'ora continua a macinare gioco ma senza offendere, ma otto minuti dalla fine dei tempi regolamentari arriva la quarta rete. Luigi Palumbo viene atterrato in aria, il direttore di gara decreta il calcio di rigore che dagli 11 metri De Rosa non sbaglia. Il capitano, vero trascinatore per i suoi, all'87esimo prova a realizzare la doppietta personale con un tiro che finisce di poco fuori. In pieno recupero la Cavese mette a segno il quinto gol. Statella al 93esimo con un tiro dal limite insacca all'incrocio dei pali. Missione compiuta dunque per gli uomini di Agovino. Azzerato il meno 5 di partenza in classifica. Il campionato inizia domenica prossima a Pozzuoli.